La fruibilità, ovvero mettere nelle condizioni gli operatori di poter lavorare adeguatamente rispetto all'importanza e all'utenza che poi ha il sito in oggetto, che può essere Pompei, che può essere il Colosseo, che possono essere i 50 e oltre siti UNESCO che abbiamo in questo paese. Quindi ha un fine anche politico, sociale importante. Quindi il problema, siamo sempre qui, è a monte. Chi è che non glieli pagava gli straordinari, per esempio questi lavoratori, tornando sul tema della retribuzione? Chi è che non glieli pagava? Era la pubblica amministrazione che aveva in capo il suo ministero, tra l'altro. Quindi forse il ministro Franceschini si dovrebbe guardare allo specchio per capire perché sono successe determinate cose in alcune situazioni. Grazie. Grazie, onorevole Cominardi. È iscritto a parlare il deputato Pizzolante. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io credo che si stia un po' esagerando sia nei toni che negli argomenti, perché dire che questo decreto è un attacco ai lavoratori, un attacco ai diritti, è un attacco alla democrazia sindacale, francamente è fuori luogo. Perché, insomma, faccio una domanda a me stesso, a tutti. Nella sanità e nei trasporti non c'è democrazia? Non c'è democrazia sindacale? Non funziona la democrazia sindacale nei trasporti e nella sanità? E che cosa facciamo con questo decreto? Puniamo qualcuno? No, noi decidiamo di elevare la cultura e i luoghi della cultura a servizi pubblici essenziali come la sanità e i trasporti, elevare i luoghi della cultura. Noi non abbassiamo i diritti di nessuno, nemmeno un'ora di diritti sulle assemblee sindacali in meno, nessuna limitazione al diritto di sciopero, soltanto una regolazione diversa al pari di quello che succede nella sanità e nei trasporti. E quindi è un'operazione per la cultura, per la valorizzazione dei siti della cultura. Non c'è, ripeto, nessuna limitazione, c'è una diversa regolazione. E poi si dice è un attacco al diritto di sciopero, ma guardate, facendo riferimento all'episodio del Colosseo, ma guardate che al Colosseo non c'è stato nessuno sciopero in quell'occasione, quella era semplicemente un'assemblea sindacale. Magari dal mio punto di vista sarebbe stato meno grave se ci fosse stato uno sciopero, perché uno sciopero il lavoratore si mette in discussione, è una protesta. E allora l'avrei capita di più rispetto ad un'assemblea sindacale fatta in quel momento, in quell'ora, con fuori 40 gradi all'ombra e le file di persone che magari avevano quel momento come unica occasione della loro vita di visitare il Colosseo. E fra quelle persone sicuramente c'erano dei lavoratori che non hanno meno diritti dei lavoratori che lavorano dentro al Colosseo. Quindi, nessuna limitazione, basta con questa ipocrisia, non bisogna raccontare queste falsità, è un'operazione seria di un paese che eleva la cultura e i luoghi della cultura come servizio pubblico essenziale al pari della sanità e dei trasporti dove ancora oggi, e ci sarà sempre, c'è una democrazia sindacale che funziona ed è regolata e che però nello stesso tempo non va a limitare i diritti dei lavoratori che fruiscono del servizio della sanità, dei trasporti e domani della cultura. Grazie, onorevole Pizzolante. A titolo personale, deputato Vacca, prego. Grazie Presidente. Vede? Sono qua su, sì. E mi Ho cambiate cambiato posto? posto da ieri. Io guardo dove stavate prima. Prego. Vede, c'è una frase che a mio avviso sintetizza bene quello che sta accadendo oggi, ma quello che è accaduto negli ultimi anni. La macelleria sociale deve essere fatta con il grembiule rosso, perché così gli schizzi di sangue si vedono meno che su un grembiule bianco o blu. Ecco. Voi state facendo macelleria sociale con i vostri grembiulini pseudorossi o rosa, perché ormai di rosso c'è ben poco, credo, proprio perché gli schizzi di sangue che sono quelli dei lavoratori, tutte le persone che
che cerca un'assistenza sanitaria, quelle necessità che voi invece gli state sottraendo, tutte quelle persone che invece avrebbero bisogno, alle quali voi state invece togliendo dei diritti. Voi state facendo macelleria sociale sulle spalle dei cittadini e dei lavoratori. Questo decreto è completamente inutile, è soltanto un attacco ai diritti dei lavoratori. Ritiratelo, evitate questa ennesima portata.